Eravamo preoccupati perché ogni partita c'è un'insidia. Abbiamo detto agli ragazzi: possiamo solo noi diventare facile perché non c'è niente di facile. Il secondo quarto ha fatto vedere questo, perché se molli un secondo e non ti entrano dei 4-5 tiri aperti che hai costruito, loro hanno trovato 11 punti in contropiede e siamo tornati a 42 pari. Era importante non perdere la testa, avere pazienza. Loro alternavano zona e uomo, noi non dovevamo andare fuori di testa. E i ragazzi sono stati bravissimi, soprattutto iniziando dalla difesa, perché loro hanno fatto 10 al terzo, 10 al quarto, facevano fatica a vedere il canestro in tutte le situazioni che erano preparate contro i loro giochi. I miei ragazzi hanno fatto un lavoro enorme, enorme, aiutandosi e sporcando tutti i tiri. Per questo siamo contenti. È in un orario inusuale, sai, delle volte manca Danilo. Stamattina aveva 38, più di 38 di febbre, abbiamo deciso di lasciarlo a casa, ma c'era anche qualcun altro che non stava bene, con diarrea, tipo Vencato e Panni. Insomma, eravamo in una situazione non facile per niente, però. Ditemi voi, non si è visto da fuori, perché i ragazzi hanno un cuore e in questo sistema si trovano alla grande, chi da più anni e chi da meno, ma anche l'ultimo arrivato sembrava che giocava da noi da tempo, ha sporcato anche lui le mani lì in difesa contro Thomas e ha fatto quello che doveva fare. Guarda, sono contento, è la quindicesima vittoria, con tutto quello che abbiamo passato dobbiamo essere molto molto contenti, ma faccio un richiamo a tutta la gente di Ferrara, perché adesso abbiamo bisogno di loro. Adesso tutti i ragazzi, anche quelli che della SPA, il calcio, devono venire a Verona, è fase d'orologio, noi abbiamo bisogno della gente. Adesso le regole lo permettono, dobbiamo diventare tutt'uno con la città e con i nostri tifosi, non solo quelli che ci seguono da sempre, ma adesso abbiamo bisogno proprio della città. Dobbiamo andare alle scuole, far capire che qui si sta facendo una roba importante e non devono perdere queste emozioni che stanno vivendo tutti gli altri. Per questo noi come club dobbiamo lavorare bene anche fuori dal campo. E sul discorso di involvere la città, perché questo entusiasmo non va perso, sia da parte degli imprenditori, ma anche da tutta la città, i tifosi. Dobbiamo arrivare dappertutto, nelle aziende, perché è un peccato di non riempire il palazzetto con questi ragazzi che fanno un spettacolo così importante. Questo non solo Matteo Mazzoni e i miei sponsor, ragazzi di origine albanese, che ci stanno dando una mano importante, sia Edi L'Alba che l'Edilizia Melli e tutti gli altri, Paride, tutti quei ragazzi lì che ci stanno dando una mano. Abbiamo bisogno dell'imprenditoria ferrarese che ci dà una spinta per arrivare, che noi possiamo fare i numeri qua, perché non manca niente, ragazzi. Per questo non cerchiamo di non disperdere quello che stiamo facendo in questi 4 anni.